Bella raga, qua è bello un casualissimo video. Quest'oggi siamo su Need for Speed Most Wanted, ragazzi. Il primo Need for Speed Most Wanted, quello del 2004, che secondo me, 2005, non mi ricordo. Comunque, secondo me è il miglior Need for Speed della storia, perché è il più divertente, il più bello, il più dinamico, migliore in gameplay, in trama, in macchine, in tutto, insomma. Ok, credo che abbiate capito che questo gioco mi piace tanto e quindi direi di iniziare a fare una gara. Siamo qui con questa Porsche in una sfida e partiamo. Ok, sono partito malissimo, potevo fare la partenza perfetta ma non ci sono riuscito. Ok, partiamo con questo Porschellino d'India, perché questa macchina è stata importata dall'India, pensate un po', nel lontano 1912. Ok, quindi andiamo avanti. Se faccio incidenti bruttissimi, ragazzi, non vi stupite, perché io ai giochi di macchine sono veramente una frana, nel senso che a me mi cascano proprio le frane addosso dal nulla, ma anche in mezzo alla città. Ok, no, guardate, qui mettiamo un po' di NOS, un po' di nitro, partiamo proprio sbrighete spoglie. Ok, praticamente in questa gara, ragazzi, oddio. Ok, ho preso un frontale bruttissimo, però va bene. Ok, praticamente, ragazzi, per chi non conoscesse questo gioco, ma se non conoscete questo gioco, veramente spero non abbiate giocato mai altri giochi di macchine, perché se non avete provato questo, altri giochi di macchine non li dovete provare. Comunque, questo gioco, per chi non lo conoscesse, è un gioco completissimo, c'è una carriera lunghissima e anche una bella storia alla fine, cioè vogliamo metterla lì. Ma io in questo momento sto facendo una sfida, ci sono 68 sfide che si possono fare, che sono completamente distaccate, che cioè non c'entrano proprio niente dalla storia principale, e sto facendo una di queste. Praticamente dobbiamo passare, cioè abbiamo un limite di tempo che scade e noi prima che finisce questo limite di tempo dobbiamo passare per il prossimo casello, e ogni casello ti dà, diciamo, cioè ti aggiunge del tempo bonus che puoi, insomma, per arrivare al prossimo casello. Se finisce il tempo, ovviamente la corsa finisce. Ok, siamo arrivati già al 63%, ragazzi, sta a fare una gara della Madonna. Ok, non ho fatto grossi incidenti, abbiamo comunque la polizia che calcagna. Ci darà veramente filo da torcere, ma la polizia a me per spicciare a casa. Mi sto avvicinando a lui. No, io il basso. Non mi guardo il tasto per vedere la visuale. Oddio, no. Ok, sto a far macello, mi devo concentrare. Mi devo concentrare. Non ci manca l'ultimo casello. Siamo all'86%, abbiamo 47 secondi per arrivarci. Oddio! No, raga, stavo a guardare la lab. Una cosa che mi dispiace, ragazzi, è che in queste sfide, anche nelle gare normali, ci sta pochissimo traffico, ma veramente pochissimo. È un po' una pecca del gioco, che con più traffico sarebbe stato molto più difficile, quindi anche molto più bello. Comunque siamo riusciti a fare questa gara, ragazzi, quindi andiamo a fare un'altra adesso, perché siamo a 3 minuti di registrazione, contando i tagli, non abbiamo registrato praticamente nulla. Ok, questa volta facciamo una diversa. Sfugge polizia, utilizza un corso per lo stadio di almeno... Ok, praticamente in questa sfida, ragazzi, siamo inseguiti dalla polizia, ma prima di seminare dobbiamo causare 25.000 euro di danni. E poi dobbiamo seminare, quindi non sarà proprio facilissimo. Quindi cominciamo a distruggere un po' di roba qua, pali, staccionate, tutto ciò che troviamo. Abbiamo fatto 8.900 di danni, 2.500, ok. Prendiamo i pali, perché perlomeno cosa fanno. Restate in linea. Ok, i pali praticamente sono 150 euro di danni. Ok, se distruggo l'auto della polizia penso che mi dia un sacco di soldi. Di danno, ovviamente. Ok, quindi... Ok, non li devo seminare però. Ok, qui c'è la macchina, perfetto. Abbiamo identificato il sospetto. Ok. No, mi sto impicciando, torno indietro, facciamo un attimo di giro marcia. Corri, parti, dai, buono, ce la siamo cavata più o meno. La polizia in questo gioco, ragazzi, è veramente formidabile, cioè troppo difficile da ingannare, insomma. Ecco, appunto, l'ho ingannata, ma sono andato a frantumarmi addosso a un muro. Ok, non siamo nemmeno a un terzo della nostra sfida qui. Dobbiamo fare un po' di danni. Dobbiamo fare un po' di macello per strada qua. Ok, no, devo distruggere qualcosa di un po' più consistente. Ok, mi avrò un'idea. Ci sono quelli per seminare la polizia, che quegli oggetti, insomma.
come vedo, come si chiamano, però questi qua. Ok, risultiamo questo benzinaio qui e. No! Io sono passato in mezzo! Che figura di merda che ho fatto! Ok, ripassiamoci. Anche perché sto seminando la polizia, così mi vedono essere sono tutti più contenti. Ciao ragazzi, sono sempre io. Ma perché non riesco a prenderlo? Niente raga, lasciamo perdere il benzinaio e andiamo avanti. Vediamo se troviamo qualcos'altro. Ok, qui c'è sta la cisterna. Facciamo così e spam. Questo dovrebbe fare un po' dei danni raga. Cioè abbiamo buttato giù una cisterna in mezzo alla città. 15.000 da... Ok, 15.000 sono questa. Perfetto, proseguiamo. Dobbiamo farlo, devo riuscire a farlo prima che finisce la... Prima che arrivano i rinforzi ragazzi, perché sennò ti fa un macello poi. Ok, abbiamo buttato giù una ciambella gigante. Quella ciambella lì me la mangerei io in 10 minuti, per quanto ho fame in questo momento. No, li sto seminando ragazzi. L'inseguimento codice 3. Sospetto visto l'ultima volta in direzione est sulla State Street. No, non li posso seminare, non li posso seminare. Ora sul canale dedicato 3. No, per meno di $1000 ragazzi non siamo riusciti a concludere questa sfida. Ok, questa volta invece di distruggere tutto ciò che troviamo ragazzi, andiamo nei punti prestabiliti per distruggere le cose, che secondo me è un po' meglio. Il veicolo sospetto è una Porsche grigia. Facciamo punti prima insomma. Ok, buttiamo qui lo stemma. Perfetto. Quindi già siamo a 15.000 ragazzi, perfetto. Buttiamo giù anche questo. 24. 24.600, 24.700. Ok, la sfida è completa, adesso devo seminare la polizia. Seminiamola in questo modo, ok. Ok, prima che arrivano i rinforzi abbiamo circa 2 minuti e 40, quindi dobbiamo veramente sbrigarci a seminarli, perché sennò è un macello, veramente un macello. Ok, cioè praticamente dietro al culo stava sta polizia. Adesso noi facciamo sta bella cosa. Facciamo sta bella... No, non l'ho preso! Figura di merda. Io giro di qua. 10.42 e aggiungete un 10.50 alla lista del nostro amico. Posizione con il codice 6, mi sto avvicinando. Ok, ok, devo partire, partito, partito, partito. Levati dalle palle, pezzo di merda. Ok. 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 Beh, mo la sto a fermare la macchina. Ok, abbiamo distrutto tutte e due le macchine. E adesso dobbiamo andare a cercare un nascondiglio. Se attendete. Troviamo. Ignorate l'ultima segnalazione. Nascondiglio vicino. No, stanno qua, cazzo. Ok, ok, perfetto. Abbiamo sistemato anche questa di macchina. Adesso dobbiamo soltanto seminarli. Là c'è stata un'altra macchina. Ecco 10. Ora che palle, ma l'ho visto. Tasci vostra. 10.25, unità ferma. Mandare un'altra auto. Che andiamocene da qua, va. È necessario un operatore di contenimento. Ho perso l'obiettivo. Perché qui ci sono due... Leva delle palle! Guardalo, si è fermato, guarda te si riva! L'avrei seminati senza mettere questo in mezzo alle palle. Mi servirebbero rinforzi. Affanculo. Non mi arrendo, no, ciccio. Che te pensi? Ok, ok, forse ce la facciamo adesso, forse ce la facciamo. Dobbiamo soltanto andarci a nascondere qui dentro. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo quanto danno abbiamo fatto. Costi per lo Stato 25.000. Ok. Vabbè, abbiamo preso 8.800 d'Italia. Poi abbiamo fatto una bella cosa distruggendo tutto. Ok ragazzi, se volete altri video su Need for Speed Most Wanted, su questo Need for Speed Most Wanted, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e provvederò a farne degli altri, visto che li state chiedendo. Giusto? Sì. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi lasciate un like, un commento, se ancora non siete iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, al gruppo Steam, trovate qui sotto in descrizione, condividete questo video su Facebook, su Twitter, insomma dove volete, noi ci vediamo al prossimo video, vai, se bella.